Il pubblico ministero, le parti civili e noi abbiamo disquisito in merito alla possibilità di poter o meno disporre rinvio giudizio da parte del giudice dei nostri assistiti. È chiaro che le nostre consulenze vanno nella direzione, soprattutto quella relativamente al ritardo nei soccorsi, in un senso diametralmente opposto a quella del pubblico ministero. In tal senso infatti abbiamo chiesto al giudice che voglia disporre un'integrazione probatoria al riguardo. Quindi le vostre perizie sollevano il dubbio che la causa di Marco sia anche imputabile a causa dei ritardi del 118? No, allora, diciamo che le nostre perizie hanno una duplice direzione. La prima è quella deputata ad accertare che i signori Ciontoli non si potevano, e anche la signora Giorgini, non potevano rendersi conto dell'evidenza della gravità della situazione. Questo trova riscontro da tutta una serie di acquisizioni testimoniali che sono state acquisite anche tra i tecnici e i sanitari che sono intervenuti. Poi, relativamente al ritardo, si conclude in maniera diversa dicendo che a nostro giudizio Marco non poteva andare presso un posto di pronto intervento, comunque nei termini indicati dal consulente del pubblico ministero. E perché allora il signor Ciontoli avrebbe cercato, diciamo, di evitare di far sapere che si trattava di uno sparo? Questo è un altro tipo di domanda. Con il medico del PIT? Guardi, questo non è vero, nel senso che al medico del PIT Ciontoli ha detto subito come il fatto si è rappresentato. Di farlo sapere? E certo, e questo per quale motivo? Glielo spiego, perché questo costituisce l'evidenza della sottovalutazione del fatto, cioè l'evento morte non è mai stato preso in considerazione, quello che lei ha detto costituisce un'evidenza. Cioè, se uno avesse avuto certezza che Marco potesse morire o comunque fosse previsto l'evento morte, certo non avrebbe potuto dire una corbelleria di questo tipo. Se l'ha detta è perché, come l'ha detta, è perché lui pensava che il fatto potesse essere risolto togliendo il proiettile e mettendo dei punti nella spalla. Quindi in sostanza il signor Ciontoli aveva a cuore il fatto che Marco si potesse arruolare, altrimenti questa ferita d'arma da fuoco. Questa affermazione non sia conseguenziale rispetto a quello che ho detto. Noi abbiamo anche dimostrato questo, cioè nel senso che Marco per essere assunto nell'esercito ci sono tutta una serie di requisiti e una lesione alla spalla poteva essere causa di esclusione. Grazie. Okay, arrivederci. Scusate, ti ho sbattuto in faccia. Chiaro. Ok. Ti dico così per voi. Aspetta.